Allora partiamo dalle promesse. Che Potenza vedremo domani? È un Potenza che deve scendere in campo soprattutto nei primi minuti con una voglia pazzesca, perché dobbiamo ripartire da quel coro dei tifosi dove dice che noi non molleremo mai. Quell'applauso a fine partita dopo un 5-1 in casa ci deve dare un grande senso di responsabilità per un pubblico che si è comportato veramente in maniera eccellente. Arriva però una squadra, fra virgolette, un po' stanca per le tre partite? Ma la stanchezza non c'entra, noi dobbiamo dare una risposta immediata, ma per risposta immediata io dico di continuare a fare quella prestazione che si è fatta soprattutto a fine primo tempo, a inizio secondo tempo. Noi dobbiamo partire da quella prestazione dove la squadra aveva grande voglia di racciuffare il risultato, di fare la partita e di farlo con coraggio. Ha detto del fatto che il Potenza ha preso gol in 3 partite su 6. Tanti gol in 3 partite su 6, e la difesa in questo momento è il reparto che più ti tormenta, fra virgolette. Tormenta no, però sicuramente prendere 11 gol in 3 partite, prenderne 0 in 3, sicuramente c'è un equilibrio, c'è qualcosa che in qualche partita fa saltare gli schemi. Ecco, sicuramente è un reparto dove noi stiamo lavorando tanto, ci lavoro tantissimo, e non nego che mi fa anche male dopo il tanto lavoro fatto con la linea difensiva prendere così tanti gol, però ripeto, si fanno errori ancora individuali, tutti gli errori individuali li stiamo pagando a caro prezzo perché ci prendiamo matematicamente gol. È un momento che secondo me anche l'episodio ci sta condannando, ma noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e lasciando sicuramente meno disattenzioni e stare più pronti. Ecco, poi cerchiamo di guardare le 3 partite positive e quelle negative, cosa è andato e cosa non è andato, e dobbiamo continuarci a lavorare. Dal punto di vista delle scelte c'è qualche defezione? Defezione d'Auria, non so se fa parte della se è a disposizione, perché si allena da pochi giorni, ha questo problema, vediamo un attimo domani e oggi come sta. Verrengiang ha avuto una botta importante, ieri è stato fermo, vediamo la condizione oggi. L'ultima, la partita nella partita di Pietro De Giorgio contro la società, contro la squadra che è stata sua per 7 anni. Facciamo un ragionamento in conferenza. Quanto potresti rivedere del tuo Crotone di quegli anni in questo Potenza? No, ti ho fatto anche i complimenti prima perché è una domanda molto bella. Non ti nego che da tecnico del Potenza per me questo sarebbe un sogno, ecco, poter essere il Potenza Calcio un trampolino di lancio per tanti giocatori giovani che poi, come è successo a Crotone, che poi negli anni successivi hanno fatto campionati in Serie A con squadre importanti. Ecco, però credo che la strada intrapresa dalla società è quella giusta. Per fortuna sta arrivando anche qualche risultato, si sta vedendo qualche crescita notevole di qualche giovane, e siamo solo a 2 mesi di lavoro. Ecco, se io penso che ne abbiamo ancora tanta strada da fare, il percorso iniziato da noi, dalla società e anche dal pubblico, perché è molto vicino a questi ragazzi, è la strada giusta. Però domani nessun sentimento? No, domani il sentimento, sono molto legato al Crotone Calcio, ai tifosi, sono stato 7 anni, quindi è nato un rapporto importante, ma sono l'allenatore del Potenza e io domani voglio fare una grande prestazione e riportare di nuovo ai ragazzi il risultato giusto.